prima metà del primo tempo tra VFF e Sampdoria. Risultato parziale 4-0 a favore di una Samp quasi perfetta. Parliamo con Mastro Giovanni, autore del quarto gol, grande Sampdoria che sta vincendo finalmente nel derby contro il VFF, partita quasi perfetta la vostra. Sì, dobbiamo ringraziare soprattutto gli arrivi di Michele e Francesco che sono fortissimi. Hanno alzato davvero di tanto. Sì, sono fortissimi, quindi dove si mettono. Comunque la squadra c'è, Giordano è inutile dire che cosa è Giordano sulle punizioni, ma il è quello che è, una bella partita. Continuiamo così perché comunque loro sono fortissimi. Buon secondo tempo. Andiamo al volo con Alessio, una battuta al volo. 4-0 il primo tempo nel derby. State giocando male. Avete un po' sottovalutato gli avversari? No, giocando male. Nel secondo tempo cosa state facendo? Siamo a Ingrana. Va bene, bocca al volo, la ripresa. Partita del match Sampdoria VFF, derbissimo, recupero della decima giornata Soccer Cup girone A. Siamo con il migliore in campo, Maiorano e Amato. La gara è terminata 7-3 a favore della Samp del VFF. No, faccio vita per il VFF, ok. Alessio, parliamo prima con Alessio Amato. Alessio, è stata una bella partita, soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo non siete scesi in campo, 4-0 il parziale, nella ripresa siete andati anche sotto di un gol, poi non ce l'avete fatto nel finale. Non siamo riusciti a trovare l'assetto di squadra, abbiamo una squadra praticamente ogni settimana e abbiamo avuto vari infortuni. Non siamo riusciti a giocare nel primo tempo, nel secondo siamo riusciti a trovare un po' di gioco, poi siamo calati per il fisico. Tu hai fatto una grande gara, soprattutto a livello di grinta, sei sembrato l'unico che ci ha messo quella voglia, quel pizzico di voglia in più che ci vuole in queste partite, come mai? Non lo so, questo lo devi chiedere agli altri, non devi fare a me, però in generale credo che ci sia stato il malcontento dopo il 4-0 del primo tempo e moralmente ci siamo fatti. Comunque chiudete la regular season al terzo posto, il terzo posto che vale gli ottavi di finale, quindi adesso comunque un buon torneo state disputando, adesso cominciamo le fasi finali. Speriamo che riusciamo a ritrovare l'assetto di squadra che eravamo riusciti a trovare dalla seconda partita in poi. Va bene, salutiamo Alessio, bocca al volo per il Posillo. Ciao. Adesso parliamo con il portierone della Samp, migliore in campo, medaglia. Vabbè, non mi confondo perché è derby, più buono la taverna di Cacà. Complimenti, grazie a 2.500 euro, dopo puoi spamarti anche. 2.500 euro? Sì, 2 bibite e 2 pizze. Ma le pizze sono optional, per le bibite si fa le pizze. È stata una grandissima partita tua nel secondo tempo, ma della squadra in toto. Sì, ora con due nuovi innesti, Brasetti e il Carbone, comunque abbiamo potenziato molto la squadra. Sì, Brasetti stasera ha giocato al centro della difesa. Sì, abbiamo deciso di fare al centro della difesa così che poteva prendere palla e ripartire. Infatti, un paio di gol abbiamo fatto così. Però comunque abbiamo giocato molto male il secondo tempo. Essere migliore in campo significa che qualcosa non è andato. Sì. Però comunque cosa è mancato nella ripresa secondo te? Forse potevamo fare molti più gol, però si sono un po' seduti sugli allori, sugli attaccanti, perché comunque se continuiamo a giocare come sappiamo la partita finiva con uno scarto abbastanza alto. La Samp si è piazzata a metà classifica in questa regular season prima di partire dai 16esimi di finale. Dai 32esimi, quindi play out, quindi sarà una salita bella ripida. Sarà dura. Però con una squadra così, con questi innesti, potete puntare in alto. Vabbè, ora se siamo sempre al completo, credo che siamo. Non penso che siano. Tra le prime 3-4 squadre. Ah, addirittura da semifinale. A completo però, sì. A completo, se non manca nessuno. Se manca qualcuno già la cosa è. Va bene, ma ora non vuoi fare una dedica particolare? La vittoria della squadra è la mia dedica. Uno con le 6. Ciao ragazzi.